lentissimi. Assaggeremo questa cosa. Come si chiama? Ocha. E poi? Pagata, la qualità si paga. E poi andiamo a Yogyakarta in treno. 8 ore. Picca? Tosta. Tosta, abbiamo fatto la cazzata. Molto tosta. Davvero tosta. Nasi goreng. No. No. Appena arrivati in stanza, martabak. Leggerino. Buono. Buongiorno guys. Ciao. Ciao. Occhio a non cadere. C'è un casuario. L'uccello più pericoloso al mondo. E quest'uomo lo sfiderà. Assolutamente no.
Dove siamo? Siamo a Borobudur. No. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Borobudur oggi. Abbiamo... di mela verde. Abbiamo visitato questo bellissimo complesso pieno di stupe e i nostri amici non sanno dirci perché i Buddha non hanno la testa. E stamattina eravamo a Prambanan, no? Sì. E anche lì una bella. Stasera torniamo a casa in moto un'ora e mezza col curviato. Ma poi? Poi, ah, poi prendiamo il treno, raga. Però non so dove andiamo. Ha detto tutto giusto. Tutto. Perché i Buddha non hanno la testa? Questo lo so la gloria. Perché volevano raggiungere il Nirvana. Nirvana, e quindi gliel'hanno tagliato. Wow, la figura. Never mind. Siamo sopravvissuti al ritorno in moto. Abbiamo un culo quadrato. Sopravvissuti è una parola un po' lavarmi la faccia. Però rischiamo di essere investiti proprio ora. Esatto. È come mangiare i veri backpacker. Zaino, coso per il collo. Esatto. Sacchetto dell'immondizia. E con le ciabatte. Zainetto davanti. Zainetto davanti. Brava. Siamo pronti. Adesso devo caricarmi io. Invece lui senza zaino addirittura. Ci piace leggeri. Bravo lui. Un genio. Pagnocca fritta. Ciao ragazzi. Reagisci alla manioca. È freschissima. Vai. Una patata. Sì. Però è un po' più dolce.